Ciao ragazzi e bentornati nel settimo episodio di Recensione più Doppiaggio. Oggi vi parlo di una cosa che non è né Marvel e neanche Disney. Wow, eh? Però è Amazon Prime. Esatto, perché? Perché oggi parleremo di una serie animata che mi ha colpito veramente tanto. Sono arrivato un po' in ritardo a guardarmela, nonostante tutto i miei amici mi dicevano guardala. E ho sbagliato cazzo, perché cioè io ve lo dico, neanche vi dovrei stare qui a spiegare perché è bella, però lo farò lo stesso in quanto è una recensione. Oggi parliamo di Invincible, una serie animata che è uscita su Amazon Prime, di un fumetto di supereroi che però secondo me è fatta veramente con i controcoglioni, è fichissima cazzo. E adesso parliamo più o meno della trama. Allora, la trama è che questo ragazzo Mark è il figlio del Superman di turno, che appunto viene da un altro pianeta, ha fatto un figlio con questa terrestre, quindi lui all'inizio non ha i poteri. A una certa però, ai 17 anni, fa finalmente quel level up, cioè ha i poteri. Finalmente gli arrivano e comincia ad allenarsi con il padre per appunto scoprire come fare il supereroe. Attenzione però! Non è che lui viene da un altro pianeta e lì il super è solo lui. La Terra comunque ha altri supereroi, ok? Che vengono chiamati tipo i difensori del globo, mi pare. Mentre comunque aiuta Mark, il padre, a capire i suoi poteri, ad usarli e tutto il resto, e diciamo lo istruisce, fa una cosa che non è spoiler, ragazzi, perché succede nella prima puntata, fa parte della trama, quella che trovate anche su Wikipedia. Il padre dà di matto e ammazza tutti quelli che sono difensori del globo, quindi i supereroi più potenti oltre lui. E nessuno sa il perché. Lui è l'unico che viene trovato mezzo morto, perché comunque erano forti, quindi un po' di botte gliel'hanno date. È sospettato per aver fatto questa cosa, ma allo stesso tempo non vogliono crederci, perché comunque è un supereroe anche lui e gli vogliono bene, cioè insomma lei l'ha sempre aiutati, tutto il resto. Era una persona, insomma, una persona, un super molto influente, ecco, quindi non volevano credere, cioè come se Superman da un momento all'altro ammazza la Justice League. Se non si hanno prove, fatichi a credere che sia stato lui. Pensi più a qualcuno di più forte che ha ammazzato tutti e non è riuscito ad ammazzare lui per quanto è forte, ok? Quindi tutta la trama si svolge su questa cosa. Non vi sto tanto a spoilerare molte cose, però vi dico che va avanti e non è pesante per niente. Io me lo sono mangiato questo cazzo di... cioè questa serie me la sono proprio mangiata, ragazzi. Da, penso, in due giorni l'ho finita. E niente, insomma, si va avanti con lui che impara i suoi poteri, diventa un supereroe. E poi succederà il panico, non vi sto a dire cosa. Però, guardatevelo. Trama, quindi, io gli darei un bel... Dai, alla fine non è complicatissima, è abbastanza... Allora, senza contare il finale, a dir la verità, è una trama abbastanza semplice. Però... io purtroppo ce la devo, anche se non posso dirvelo il finale, ce lo devo mettere. La trama per me è da 9, ok? Solo per il finale, altrimenti gli avrei dato un 7,5-8. Personaggi, parliamo dei personaggi. I personaggi sono un po', a dire la verità, qui, infatti è molto bella questa cosa. C'è Omni-Man, che è il Superman di turno che vi ho detto, quindi il padre. Mark è il protagonista, il 17enne che scopre di avere i poteri. La madre. Poi c'è una specie di Nick Fury che però è tipo vecchio, sfregiato, con i capelli lunghi grigi. Poi ci sono, vabbè, i Guardiani del Globo che durano poco. E quindi poi verranno messi i nuovi Guardiani del Globo che sono i Teen Titans, per farvi capire. Cioè sono, per farvi capire, un tizio che lancia caccole esplosive, non mi ricordo, ma che cazzo è quel cretino che non vale una sega comunque. Che sta con, invece, tipo Atomic Ivy, una cosa del genere, che è una gran sorca roscia, incredibile, mamma mia, che spero si metterà con Mark, perché sì, già li sto shippando, ragazzi. E poi ci sta la ragazza di Mark, che a dir la verità, cioè, insomma, io lo dico, però, a dir la verità, Mark è fidanzato con questa ragazza
che fa più o meno la stessa, cioè mi pare che faccia la stessa scuola, sì. E poi ci sono, vabbè, ci sono un sacco di personaggi, ecco. E vengono sviluppati secondo me tutti abbastanza bene in base alla loro importanza, quindi naturalmente non è che quello lì che lancia le caccole esplosive viene sviluppato chissà quanto, viene sviluppato il giusto per quello che serve per la storia naturalmente. Però Mark, la tizia quella roscia, il padre e tutto il resto vengono sviluppati molto molto bene, questa cosa mi piace tantissimo, tant'è che infatti ai personaggi pure io gli do un bel 9. Sì, assolutamente se lo merita. Andiamo avanti. Obiettivo. Secondo me l'obiettivo dell'opera era portare una nuova cosa di supereroi che non rompesse i coglioni, perché ormai solo supereroi, ragazzi, cioè due palle incredibili, con qualcosa di originale, qualcosa no, però che insomma è sviluppato bene, animata, che viene da un fumetto e tutto il resto. Ragazzi, per me, pure qua, un po' come ho detto in Moon Knight, l'obiettivo è da 10, ragazzi. 10, ve lo dico, perché è veramente stupendo. Cioè, viene rispettato tutto, non ti dà niente, ti dà fastidio in questo cazzo di... È proprio una cosa piacevole da guardare. Tu stai lì e dici, ah, mi sono guardato questa serie animata e non c'è un cazzo che mi ha fatto sbroccare. Mamma mia che bello, mamma mia. E poi è anche doppiata abbastanza bene, visto che è il mio ambito. Comunque, voto finale 9 e mezzo. Dai, 9 e mezzo. A dire la verità sarebbe tipo 9 e più, perché sono 2, 9 e un 10. Però vabbè, dai, no, 9 e più. E ve la consiglio assolutamente. Se è una serie che secondo me non va persa, soprattutto se vi piacciono animazioni e super. Ci vediamo al prossimo video. Date un'occhiata alle altre recensioni. E niente, ciao.